all'Allentamento. Eh? All'Allentamento deve essere al Ministero dell'Interno. Ah. Ma abbiamo detto sì o no di portare questo caffè al cameriere? E se rinunciassimo al caffè mi sembri un pochino nervoso. Nervoso io? Rinuncia tu al caffè piuttosto. Io non ci rinuncio di certo. E vorrei sapere perché questo cameriere non ci porta il caffè. Beh, avrei chiesto un caffè lungo. Spiritosa. 300 euro al giorno. Servizio escluso. Adesso comincio a capire cosa vuol dire servizio escluso. Ma calmati, dai. Sono calmissimo, ma esigo essere trattato con rispetto. Hai ragione, amore. Dovrebbero essere onorati di avere qui un onorevole in albergo. Ma sarà l'abitudine, in questo albergo ci sono più politici che camerieri. Io sono sottosegretario al Ministero degli Interni, capisci? Ma non è proprio per questo che ci trattano così male. Ha chiamato, signore? Sì, sa, abbiamo ordinato del caffè e la signora è piuttosto nervosa oggi. Mi dispiace che la facciano attendere, provvedo subito. Grazie. Ma sei preoccupato per la riunione di questo pomeriggio? No, un pochino, sai, quando si parla di film a luci rosse, tutti quanti non vedono loro di prendere posizione, capisci? Ma mi sembra umano. Comunque, devi ammettere che vivere qui al Palas aiuta, hai tutta portata di mano, il Ministero, Palazzo Chigi, Monte Citorio. E poi a me piace tanto vivere in albergo. Mi sembra di essere sempre in vacanza. Niente da pensare, servite rivenuta. Servite letto. E da chi? E come mai non ci portano questo caffè? Il caffè sta arrivando, signor Dimitri. Ah, grazie, ti dicevo arriva. Grazie. Gesù. Mi piacerebbe passare il pomeriggio a letto con te. A letto con me? Ah. E il direttore generale, il procuratore generale, il ministro dello spettacolo? In effetti ci vorrebbe un lettone enorme. No, non è lì, no, è l'atmosfera del Panos. Dai, dammi retta, manda qualcun altro al posto tuo. Con permesso. È impossibile. Una volta ti piaceva fare l'amore di pomeriggio, una volta. Qualche volta a letto, qualche volta sul tappeto, davanti al camino. Ti piaceva il foco allora, eh? A Natale, il 2 di febbraio avevo festeggiato 18 anni di matrimonio. Ma non pensavo che tutto sarebbe finito a una data precisa. Ma siamo agli sgoccioli, eh? Dovrebbe esserci molto peperoncino in due spaghetti. No, ti sto semplicemente dicendo che dovresti prenderti una distrazione ogni tanto. Tutte e due dovremmo prendere. Ce la dai, prendiamocela insieme. Lascia perdere sto caffè. No. E poi devo aspettare Mario Girini. Ah, viene Mario? Sì, dovrebbe portarmi certi documenti. Povero Mario. Povero, guarda che per essere un impiegato non guadagna mica poco, eh. Ma non è questo, è che così solo, così insicuro, ha proprio bisogno di qualcuno che lo coccoli un po'. E io non ho tempo. Riccardo De Vitri! C'è anche tua moglie? Si ricorda di me l'anno scorso, la festa dell'amicizia a Rimini? Ma come no? Un tipino come il suo non si dimentica facilmente. Dove alloggiate? Ma qui al Palace, naturalmente. Strano, un politico che sta in un albergo di lusso con la legittima moglie? Quanto tempo si ferma qui a Roma? Fino a domani. Oggi c'è seduta notturna al Parlamento. Dobbiamo discutere un disegno di legge molto impegnativo. Non è vero, Dimitri? Il chiodo fisso della Belloni, pornografia. Naturale, questo governo è così permissivo. Ci deve essere pur qualcuno che abbia il coraggio di fermare la corruzione dilagante. Tu sei favorevole o contrario? Alla corruzione? È il mio disegno di legge. Ah sì, non ho qualche emendamento da proporre. Bravo, chissà che bel compitino hai preparato. Sa, signora, che ieri mi sono fatta 18 ore di violenza sessuale? Addirittura? Ma sarò sfinita! Questi porno films sono di una sconcezza incredibile. Però metà delle cose sono riuscita a capirle. Ah, beata lei, mio marito non avrebbe capito neanche quella metà. Salute. Raffreddore allergico. Ah, per fortuna ho portato l'antistaminico. Come vi capisco, anche mio marito soffre di allergie. Come lo capisco. Buonasera, caffè. Grazie. Ci deve essere un errore. Ma sicuramente c'è un errore, non solo per noi. Demiti, appartamento 648, vero? 648 siamo noi, sì, Demiti. Sì, sì, sì. Ma abbiamo ordinato solo due tazze di caffè. Ah, sì, sì, ho capito.
due caffè e due persone, ma l'avete ordinato tre volte. Noi abbiamo ordinato solo due tazze, due. Sì, 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 capito. Voi volete ancora altri due caffè? No, non basta così, grazie. Il cameriere stamattina abbiamo ordinato un cappuccino e Cornetto ci ha portato uova strapazzate e pancetta. Sempre pasticcioni voi degli interni, eh? Beh, io scappo. Ma sempre di corsa. Oh, non vado mica a lavorare. Mi sono concessa un pomeriggio distensivo in vista della maratona di stanotte. Ah, magari qualcuno convincesse mio marito a distendersi qualche volta. Strano, di solito i politici amano la distensione. In tutti i sensi. Beh, io scappo. Ah, ho sentito dire che siete a 648. Anch'io sono al sesto piano. Ci incontreremo sicuramente. Speriamo di no. Signora, devo avuto il caffè, scusate. Sì, da stare sveglio una settimana, signorina. A me non prendi niente. Che fai oggi pomeriggio? A teatro, te l'ho detto. Sì. Ah, sì, sì. Ah, è malissimo. Ma zitto, per carità! Non farti sentire dal cinese, altrimenti ti affoga nel caffè. Leggero zucchero. Eccoci qua. Sono in orario. Ho visto prima di entrare nella piazza l'orologio era in orario. Certo che è in orario, ma lei non è mai in ritardo. Grazie, signora. È sempre perfetto. Grazie, signora. Ma come elegante! Il perfetto look del perfetto segretario privato. Lei trova, signora, va bene per un ministeriale? Benissimo. Anche per un funerale. Dica che rumore, Mario. Un caffè? No, grazie, sono nervoso. Ma che è una liquidazione a parte. Prendi la sedia a sedere, ti prendo. Sì. Ah, dovete parlare di lavoro? Sì. Allora io vado su a farmi bella. Non lei ci vorrà mica molto tempo, signora. Oh, grazie, come gentile. Mario è gentilissimo, dovrebbe scriverteli lui, quei discorsi. Mi aiuterebbero a conquistare l'elettorato femminile. Signora. Allora, il programma del pomeriggio. Allora, alle 3 è prevista la riunione con il ministro. Prima sarà servito il caffè. Saranno esaminati i tuoi emendamenti. Mario. Che per Mario. Non ci sono un piccolo favore. Oh, se posso. Poi e devi. Dimmi. Di prenotarmi un'altra stanza in questo albergo. Perché quella che hai è brutta? No, questa è bellissima, ne voglio un'altra. Ma per te e tua moglie? Mia moglie lascia da fuori. Nel corridoio? Mia moglie non c'entra, c'entra un'altra ragazza. Una ragazza? Sì. No! Ti metti a cantare. Ma nella tua posizione attuale, Riccardo, mi scambi. Nella mia posizione attuale, infatti, non ci sarò. Sarò disteso. Ma perché proprio qui al Palace? Posto più sicuro, scusami. In un altro albergo potrebbero riconoscermi. I tuoi impegni al ministero, il consiglio dei ministri, Palazzo Chigi. Chi a Coppola che mi sostituisca inventa un problema elettorale. Ma no, non ci crederà nessuno, è una palla colossale e neanche Coppola, pur se credi. Mario, se devi dire una bugia, devi dirla grossa. E questo che cos'è? È un vecchio motto politico. Guarda, che ci vuole, dai. Inventa un nome falso, che so. Felice Pasqua. Ma chi si chiama così? Che razza di nome è questo? Ma un sacco di gente si chiama così. Il sadismo di certi genitori non ha limiti. E poi ricorda, il nome più curioso è più si ricorda. E questo è un altro vecchio motto politico, no? Adesso, senti, devi dire che stai aspettando tua moglie, che è dal parrucchiere, perché voi venite da Roma, da Bologna, siete fermati a Roma e avete bisogno di una camera per 2 ore e mezza. Bologna è una città troppo avete grande, bisogno una di una camera per 2 ore e mezza, perché tu e la signora Pasqua siete di Norcia. Norcia Bologna. Voi venite da Bologna, voi siete di Norcia, siete di passaggio, va bene? Ma perché proprio io, scusami? Perché proprio io? Perché ci vada io, scusami. Questa tua ragazza, questa tua signora, non può venire lei a prenotare l'appartamento, la stanza? Non può, potrebbero riconoscerla. Eh? È nota nel mondo? Sì, piuttosto famosa, è una delle segretarie della FAO, Susanna Volanti. Oh, se stanno parlando. Hai visto, Un avvento, Ma Riccardo, ma è sposata!
Voi avete fatto male, tu e la signora Rolandi, a contare su di me. Io sono preoccupato, io non faccio altro che pensare a tua moglie. Bravo, a mia moglie pensaci tu. Adesso, per favore, fammi questo piccolo favore. Un giorno, se sarai sposato anche tu, cosa che dubito, ti renderò il favore, va bene? Ma, cavalier Mario G. Non cercare di corrompere. Ah, è così, allora te l'ordino. Sai, sono settimane che aspetto una situazione come questa e... Ma perché non avete ancora? Non abbiamo ancora e divento pazzo se non lo faccio. Vabbè, d'accordo, mi ci impegno. Questo è il suo numero, mi raccomando. Ma quindi aspetti pure che io la chiamo. Sì, questo è il suo numero, mi raccomando. E telefona appena fissata la stanza. Poi... cortina, tranquillo. E mi raccomando, ricordati della chiave, la chiave. La chiave del problema è tutta qui, in questi documenti. È questa la chiave che ci aiuterà a risolvere i problemi. No. Sei bellissima. Ho solo messo la giacca. Non è la giacca, è tutto il resto, non capisco. Ma non è che mentre noi scoppiamo come matti tu esci con qualche pelimbusto? No, lo so, tu sei più fedele dell'arma dei carabinieri, vero? E che ne sai? Potrei avere amanti e dozzine e non te ne accorgeresti nemmeno. Volendo, potrei andare a letto con Mario anche tutti i giorni. Oh, con Mario? Non ci credi? Guarda che ne sarei capacissima. Ma con Mario, dai. E smettila di sfotterlo. Oh, grazie, signora. Come niente, Mario si porta a casa una ragazza diversa ogni sera. Mario, l'ha visto? No, non è possibile, perché io dormo con mia madre e mamma è un po' antipata nella stessa stanza. Ma è tutto qui il problema. Cosa fa questo pomeriggio? Un sacco di cose. Bene, le faccio nel nostro appartamento insieme a una bella ragazza. Ma non è possibile. Ma come no, Riccardo ne sarà contento. No, certo che no. Non credo proprio. Via, Riccardo, non essere egoista. Ma se tu sei al ministero, io sono a teatro. Che c'è di male se Mario si gode una stanza una volta che può? Perché no? Va bene, comunque se lei cambia idea... ci chieda pure la nostra chiave. Andiamo, io vado a prendere il taxi, mi raccomando. Sarà una seduta movimentata. Speriamo di no. Ciao Mario. Ciao. Mi chiami pure Natalia. Ciao Mario. Mi raccomando, ricordati. Felice Pasqua! Due settimane mancano più che la prossima ora. Ciao Mario, comunque ti vedo che se cambi idea, chieda la nostra. Ciao Mario! Signore! Pasqua! Felice Pasqua! Un caffè? No, grazie. Tutto? Sì, porti via, i signori sono andati. Come desidera? Desiderato caffè? No, grazie, forse più tardi, ma adesso vada. Buonasera! L'ho fatta aspettare. Sì, senta. Mi dica. Avrei bisogno di un letto con camera doppia. Cioè, di un letto alberghiero con una camera. Di una camera con un albergo. Vuoi una camera doppia? Sì, grazie, ce l'avete. Quando le occorre? È subito. Per 5 minuti. Per quanto è nato, scusi? 2 ore e mezza. 2 ore e mezza? Eh sì, perché vedi, io sono con mia moglie. Ho una moglie. E noi siamo di Norcia, siamo diretti a Como, sul lago di Como. Sa, quel ramo del lago di Como, ti ricordi?
manzoniani. E quindi allo scopo di spezzare il viaggio ci fermiamo qui a Roma per riposare. Quindi andiamo là venendo da lì, passando di qua. Siccome mia moglie è andata dal parrucchiere e mi ha detto, ma perché non vai a prenotare la stanza? Detto fatto, eccomi qua, io prenoto la stanza, lei si fa il parrucchiere e quindi poi si fa, scusa, la stanza, quando ha finito viene qua, entra in albergo, entra nel fine dritto al letto e con la permanente non si piace, la stanza. Si accomoda, si calmi, che le chiamo di forse è meglio. Un attimo. Direttore. Buonasera, è lei che vuole una camera per questa sera? Sì, sì, ecco sì, io sono con mia moglie, cioè mia moglie non è qui, mia moglie è andata da parrucchiere, e quindi siccome io non vado male, sono venuto qua, ho visto la camera, in modo che lei appena ha finito viene qui, entra in albergo, entra in ascensore, va su, entra in camera, si mette a letto, dritta dritta, un riposino di 2 ore e mezza per spezzare il letto. Benissimo, vuole farlo il cognome per favore? Sì, ce l'avete una camera? Sì. Sì. Allora, ha detto la camera. Scusi, mi darebbe la 648 la chiave? Sì, ho dimenticato il biglietto del teatro. Mi dispiace, signora. Ha detto la data. Natale. Il nome, per favore. Natale. No, il nome. Natale, Natale, che c'è di strano? Natale di nome e di cognome. No, non c'è niente di strano, solo che sa. Natale, Natale. Sì. Il suo indirizzo? Norcia. Norcia, poi? Non c'è bisogno, sono abbastanza noto tra i norcini. Mi spiace, ma deve darmi l'indirizzo completo. 25. 25 di via? Via del Corso 25. Via del Corso 25, Norcia, provincia di La Spezia. Ma La Spezia è in Liguria. Norcia, in provincia di Perugia. Lo sa che bravo lei. Volevo metterla alla prova. Lei è bravo in quella sì. Mi dispiace firmare il registro, per favore. Sì. Natale, sì. Natale. Sì. Allora, può andare. Grazie, prova, vado. Ah, scusi, la valigia. No, non è sua, sto sbagliando. Ma no, è mia, mia. No, c'è stato l'MG. Ma medico! Medico generico! Ah sì, generico! Io non gli ho detto, sono medico generico, sono il miglior generico di Norcia! Mettono le iniziali di solito. Io che mettevo NL. C'è proprio lui! Ah, dici davvero? E li finanzia proprio lui? E a che scopo? Dopo il peccato si fa la penitenza, è un vecchio motto politico. Dai, io scappo, signora Dimitri. Magari dopo prendiamo un aperitivo insieme. Magari. Grazie, gentilissimo. L'ho trovato. Il biglietto, dicevo. Senta, bene. Sarebbe così gentile da darmi il numero del Teatro Valle? Il numero del teatro. Sì, sa, non ricordo se. Mi scusi signore. Non ricordo se lo stand-up inizia alle 4:30 alle 5. Su, mi scusi, mi può passare il giornale, per favore? Sì, gentilissimo. No, l'altra pagina, mi scusi. Credo che sia sulla pagina degli spettacoli ed è quella che ha in mano lei. Può passarmi. Senta, mi dispiace, ma è quella che ha in mano lei. Scusi, sia gentile.
desiderano, lei da lei almeno. Andiamo a morire d'amore, inizio alle 16:45. Ah, grazie. Dice anche a che ora finisce? No, non lo dice. Ma ci dovrebbe essere il numero del botteghino. Sicuramente il numero del botteghino ci sarà. 873782. Per ulteriori informazioni, nelle ore pomeridiane che vale il numero 837972. Per le comitive, per il disco dei dettagli, saranno... E vuol sapere quanto sia. Prego, signora, prego. No! Ma tutto bene, dottor Natale? Dottor Natale? Non si preoccupi, appena arriva sua moglie la faccio arrivare subito in casa. Sua moglie? Mario, Pinocchio ha deciso di seguire il mio consiglio. Quale? Mia, però la camera l'ha prenotata. Sì, mi sembrava indelicato usare la nostra, eh? Ma che nome sei inventato? Natale, Natale. Oh, che nome curioso. Sì. Ma io lo sapevo che dietro quella pelle da pecora si nascondeva il vecchio. E che dire lui? E chi è la fortunata ragazza? Lei? Mario! Mario! Ma che...